Bella ragazzi, sono Andrea Uresti, bentornati in questo nuovissimo episodio di Skyrim. Ma dobbiamo entrare nella locanda per quella missione dello scorso episodio, per chi non l'ha visto, che è veramente una cosa da pazzi. Senza entrare nel dettaglio, cose assurde sono successe nello scorso episodio, tutti pazzi da legare. Con lei devo parlare? Ah, già così. E così sei di ritorno, finalmente. Ascolta, sono stata paziente, ma tu sei in debito con me. Perché? Non è una questione di denaro, davvero. Non ti avrei venduto a credito l'anello nuziale se non avessi visto così tanto amore nei tuoi occhi. Ma che dici? Però se alla fine non ci sarà il matrimonio, come minimo dovresti ridarmi l'anello. Era uno dei miei pezzi migliori. Sei uscito di corsa per portarlo alla tua fidanzata, ma non ti ricordi neppure dove l'hai lasciata. Dopo che mi hai raccontato quella bellissima storia su come vi siete conosciuti nel boschetto di Witchmist. Ma che cazzo dici? Ora capisco perché ti ha lasciato. Ma cosa? Ma che cazzo? Dimmi cosa hanno detto. Appunto, cos'è sta storia? Come hai potuto scordarla? Era la storia più dolce che io abbia mai sentito. Vi siete incontrati con la luna piena, sotto l'albero più grande del boschetto di Witchmist, circondati dalle lucciole. Un incontro davvero perfetto. Ma che cazzo? Carovane. Dico sul serio, voi lo pagate per la me. 2000 anche no, grazie. Intimidisci o persuadi? L'anello mi... Oh cazzo, il matrimonio? Non lo so. Devo solo andare... Non lo so. Allora, se proprio... Se proprio il matrimonio... Anziché io mi ricordo che qualcuno me lo ha detto, fai il matrimonio perché ti si fanno delle cose davvero fighe con questo. E non mi ricordo chi l'ha, che l'ha detto, ma è stato e ciao l'anno scorso, se non addirittura 2 anni fa. E che cazzo? Quando no, avrò aspetta, guadagnato abbastanza, sono sicura che la tua promessa sposa ti dirà dove si svolgerà la cerimonia, se vorrà ancora sposarti dopo che le avrai detto che non puoi permetterti l'anello. Intimidisci? Va bene, va bene, senza alcol nelle vene sparisce tutta la tua simpatia. Hai detto che la cerimonia si sarebbe tenuta a Morgunscar e che il tuo amico Sam ti avrebbe fatto da testimone. Ma chi? Ma chi? Ma chi? Ma che cazzo? Ci vediamo. Voglia di levati. Peggio cose. Allora, per il matrimonio... Allora, dov'è quello là? Qua. Quindi dal laghetto andiamo verso lì, ma... Ragazzi, ma cos'è questa missione? Vabbè, comunque, riguardando al matrimonio, non mi ricordo chi l'ha detto, ma è stato... Da questa parte. Ma è stato davvero tanto tempo fa. Addirittura 2 anni fa, se non sbaglio. Ancora nei primi episodi, cioè no, primi no. Vabbè, a parte il fatto che c'è ancora qualcuno che mi va a commentare ancora i primissimi episodi di Skyrim, che io dico, che cacchio mi vai a commentare i primi episodi, vai a commentarmi nell'ultimo. Cioè, io questo proprio no, non lo so. Comunque siamo qua. Che mi ha detto sposati perché c'hai una cosa, perché c'hai dei vantaggi, boh, non ho capito. Boh, comunque non mi ricordo, vabbè. Aia. No, non vorrei che venisse qua, beh, non che mi dispiace. Porco. Puoi nasconderti
che cazzo s... Aia, fermo. Ok. Ah, con un colpo? Andate... andate via come pelle secca. Un altro? Olè. Via. Ok. Però aspetta, qui c'è dell'altro. Cioè, è fino a qua tutto questo dungeon? Aia. Ok, a parte quelli che mi danno le razzate nel culo. Aia. Aspetta, ho visto... Ah, vabbè, ma è quello là. Ma sai quanto me ne frega? Guardalo dov'è. Aspetta, io che urlo ciò, tanto per sapere. Forza inesorabile. Fai rallenta tempo, marchio della morte. Così dovrebbero avere ancora tipo meno vita o comunque... cioè, sono tipo... Widerati in un certo senso, cioè che anche prendono tot di danno ogni secondo. Mjol dov'è? È sparita? Beh, intanto l'indicatore lo rimuovo perché altrimenti me lo dimentico e succede un macello. Quello che io che voglio sapere, qua c'è qualcosa che può tornare utile? Beh, magari lo possiamo anche cercare dopo. No, no, che poi non è vero perché quasi sicuramente ci sarà un'uscita che ci porterà in casino. Vabbè, però è lo stesso. Quanto abbiamo di spazio? Qualcosa mi dice che avrei dovuto lasciare delle cose a casa. Perché c'è un dito? Perché c'ho dei vini alti? Missione, che cazzo di missione è? Perché c'è un dito gigante? Aspetta, dimmi che non ho cose troppo pesanti perché non... Ok, meno male, però vabbè, c'ho delle pelli. Joel? Che cazzo è? Non lo so. Chi è? Salve. Al famiglio avevano evocato questi bastardi. Chi è? Aspetto se sento. Allora, è qua. Affanculo, è sballato dall'altro lato. Allora, aspetta, fammi vedere questa stanza prima. Ok, qualcuno si sta divertendo con una... Oh, di ferro. Sì, ma il ferro, insomma, non è che mi serva più di tanto. Comunque c'è qualcuno che si sta divertendo con una trappola. Io non so dove devo andare. Letteralmente, vediamo di qua. Ok, qua no, qui non sembra ci essere niente di interessante. Nessuna pozione. Beh, però mi faccio... Questo che è utilissimo, così mi tolgo un po' di spazio. Perché le strisce di pelle pesano di meno delle pelli normale. Ok. Sì, ne ha fatti un po' di meno. No, qua si esce. Allora andiamo qua sotto. Infatti qua si può andare. Ma sono tutte bottiglie messe così. Allora, F5. Voglio essere pronto e preparato. Monete. Le prendo molto volentieri. Allora, impossibile, perché io qua prima ho visto una marea di nemici. È impossibile che non c'è nessuno, che è completamente di deserto sto posto. Ah, infatti, lì ce n'è uno, infatti. C'è qualcuno?
Sì, io. Affanculo. La. No, mancato. Ah, ma tutti. Aia. Tutti elfi scuri qua. Un attimo. Mi stanno facendo male. Parecchio male. C'è un modo per. Ogni volta così tanto. Allora, dov'è la cosa? Oh. Oh, rigenerazione. Cos'è sta roba? Oh cazzo. No. Cazzo. Vabbè, meno male che ho incasato davanti alla porta. Meno male. Almeno quello. No, qua ancora ste monete. Vai. Dai, stavolta facciamo più veloce. Ok, questa è andata. Aia. Porca. Allora. Aia. No, ho sbagliato. Oh, ma sono già a corto di vita. Che cazzo è? Allora, fai questo. Beh, ce ne sono troppi qua, mi sa. Mi dicono. Ok. Dovremmo essere a posto. Allora. Ricetta. Non è che mi interessi tanto la ricetta. Fammi vedere qua un po' cosa abbiamo. Dopo tutto sto casino. F5. Subito. Seduta stante. Allora aspetta, prima di andare quassù. Veleno da danneggia salute. No, noi non siamo alchimisti. C'è una patata. Un cavolo. E un forziere, baule. Allora, un attimo. Aia. Aia. E che cazzo? Aia. Ok, tutto a destra. Questo cos'è? Svenuta di non morti. Wow. Quanto abbiamo di spazio? Vabbè. Un attimino. Vabbè, proviamo anche questo. Aia. No. Andiamo un po' più di così. Ok. Scassinare aumenta 63. Alchimista suprema. Wow. Ok. Vabbè. Non è che lo scassinare sia tanto così, però. Va bene. Oh merda, chi è? Salve. Ah, ma chi è, un portale? Cazzo. Aia. Dove cazzo sono? Non posso. No, eh. Cos'è questo posto, tanto per sapere? A parte l'acqua un po' buggata. Ma che è un giro tondo? Sì, ho preso una lucciola, perché sì. Che cacchio? Ma lui è Sam. Eccoti. Iniziavo a credere che non ce l'avresti fatta. Ma che cazzo è sto posto? È stato un viaggio lungo. Dove siamo?
Temevo che non ricordassi il tuo primo viaggio qui. Hai avuto una notte da leone. Secondo me te lo sei proprio guadagnato il bastone. Ma che bastone? Oh, la piuma di Agraven e così via. Quella roba puoi tranquillamente buttarla via, vedi? Cazzo. In realtà mi serviva qualcosa per incoraggiarti ad andare per il mondo a diffondere l'allegria. Ed è proprio quello che hai fatto. Sarà un secolo che non mi divertivo così. Dunque era tutto uno scherzo? Solo uno scherzo. Solo uno scherzo. Il principe Daedrico della depravazione non si limita a fare scherzi. Tutto questo è iniziato come un passatempo, ma ci è voluto poco a capire che il mio bastone, tutt'altro che santo, sarebbe stato molto meglio nelle tue mani. Immagino debba ringraziarti. È un piacere, ma credo che sia il momento di andartene. Non è divertente tenerti qui dentro con il bastone. Ok, va bene. Ah, siamo qua. Quindi, scusate, abbiamo già finito? Oh cazzo, siamo leggermente pieni, mi dicono. Se sei in cerca di lavoro, che ne dici di tagliare un po' di legna d'ar? Aspetta, io voglio vedere adesso. Evoca un dremora. Rosa di sangue. E sarebbe questo il bastone? Ma che cacchio di bastone è? Ma dai, ma che cacchio è? Dai, ma sembra una brutta cosa. Cioè, aspetta. A parte il fatto che siamo strapieni, una... dove cazzo è Mijol? Mijol, ho bisogno di te. Proviamo ad attendere un'ora. Oggetti e ninnoli. Dove cazzo è? Mi sa che devo buttare qualcosa, perché... A meno che... Non mi faccio una cosa del genere, però ho paura di non averne abbastanza. Ovvero della forza. Ne ho solo uno, cazzo. Quindi non ne vale la pena, se poi a meno che non ne vado a chi Yeder, non vado tipo a chi chiedere in giro se qualcuno ha un'altra pozione. Questo qua non penso, dire il vero, C'è chi la chiama spazzatura. No, solo cibo. Forse lei. Porca puttana, quanto è lento. Dai. No, aspetta. Non è che tipo se saltiamo andiamo un attimino più veloci. Sembra che... Forza, andiamo... Allora, qui al calderone dovrebbe avere qualcosa. A disposizione per qualsiasi... Porca puttana, avvenire. Sembro un coniglio, cazzo, fa fuori di saltare. Hai un aspetto piuttosto... Ho una nutrita scorta di pozioni e reagenti. Oh, grazie. Fisici. Dimmi che ce l'hai. Vabbè. Solo due, insomma. Poi cos'hai? Ste robe? Allora io ti vendo questi qua. È un dito di gigante, perché sì. E come pozioni, allora, ti vendo... un pochino di cose, però, in giù. Tutte, cioè, i veleni alla fine, perché non li usiamo mai. Allora, questo qui possiamo anche venderlo, perché secondo me è anche inutile. Prosciuga il veleno... Allora, questo sì... Magica, causa due punti, causa prosciuga, infligge, basta viene paralizzato, questo sì che è utile. Attaccheranno chiunque, anche no. La magica si rigenera più. Ah, ma c'era anche questo.
Vabbè. Ok, quanto abbiamo di spazio? Pure quando vuoi, se che culo. Adesso se Mjol non è dentro casa, perché lei c'ha un paio delle mie cose nel suo inventario. Vabbè, se non sbaglio dovrebbe ritornare. Ah no, eccola qua. Una gran voglia di cazzo, mi ha fatto prendere un colpo però, eh. Salute. Allora andiamo a mettere via un po' di cose. Come ad esempio questa rosa, insomma. Però io la proverei. Beh, a parte che insomma è un Dremora. Aspetta, ma aspetta, ma come Dremora? Che cosa intende? Intende uno di quei Dremora. Non è del fuoco. Ah no, quello è l'Elatronach. Aspetta, sono curioso. Ah, questo da Edra. No, sì, Dremora. Salve. Sì, secondo me è un po' inutile perché noi abbiamo anche la cosa l'evoca da ecco, tipo questo. Vale. E bam! Sì. È sempre lo stesso, quindi è un po' inutile, diciamo, visto che abbiamo già questa abilità nostra di evocare Dremora con così gratis. Olle! Cioè, per dire. Anzi, da un po' che noi non usiamo questa qua. Però aspetta, ma noi abbiamo qualche... Sì, a parte qua mila cose. Ecco, nessun oggetto. Ai ai ai. Dovremmo... Non è che le possiamo mettere qua, vero? Tipo la rosa, un po' così. Non so se tipo cercasse, no, eh. Vabbè, la mettiamo qua. Allora. Via. Via anche che è un oggetto di missione, non si sa che missione è. Quindi 5 già buttati nel cesso. Questi qua dopo li diamo a Mjol. Tanto mettiamo via un po' qua. Anche questo. Allora, ingrediente, vabbè, la lucciola, così. Ma questi libri li posso anche mettere via, scusa. Scusa. Queste taglie, anche se non... Scorte per... Aspetta. Ci sono per riportare... Ah! Ok, no, no. Ok, no, questo è già fatto. Posso mettere via queste cose di Galus così? Va bene. E anche mettere via qualcos'altro. Siamo a ben 23 minuti, quindi direi che per questo episodio di Skyrim può essere tutto. Sì, facciamo così. Per questo episodio di Skyrim è tutto e noi ci risentiamo con un prossimo episodio. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco o di altri giochi. Mettere un bel pollicione in su se vi è piaciuto l'episodio, mi raccomando anche di dire la vostra nei commenti. E noi ci risentiamo con un nuovo episodio di Skyrim. Bella!